Puoi iniziare. Io ho tolto l'orologio, ma non vi spaventate, non è che vi porto. Poi fortunatamente, insomma, tutti quelli che hanno parlato prima di me hanno detto sostanzialmente tutto quello che avrei voluto dire io, quindi, come dire, il mio tempo si ridurrà e questo per voi, come dire, sarà, perché insomma è più di un'ora e un quarto che siamo qui e quindi... Devo dire che oramai da molti anni io cerco di commuovermi il meno possibile. Una delle poche persone per le quali mi commuovo è Pino. Questo per tutta quanta una serie di motivi, perché è una persona con cui appunto ho attraversato una parte della mia vita, perché insieme abbiamo sognato delle cose, e poi perché vedere questo numero di persone mi commuove come raramente mi succede. Sia chiaro, Pino non era un personaggio facile. Noi abbiamo finora, insomma, raccontato questa sua capacità di amicizia, eccetera, eccetera, ma Pino fondamentalmente era un calabrese. Voi lo avete conosciuto quanto me, forse non più di me, ma sicuramente quanto me, e sapete benissimo che era un uomo capace di impuntature, capace di odi tenaci. I calabresi hanno questo elemento molto forte. Io sono calabrese da parte di madre, sardo da parte di padre, quindi voi capite come ci siano degli elementi notevoli, insomma, che mi potevano legare. Ecco, quindi sfatiamo subito: Pino non era un uomo facile, era un uomo difficile, come tutti quanti gli uomini che hanno carattere, aveva un cattivo carattere, e quindi questo, come dire, per certi versi è ancora più paradossale quello che lui ha fatto in un ambiente qual era poi l'ambiente della destra culturale o politica degli anni 70, che era un ambiente portato a trascinarsi e a tenersi, come dire, degli odi spesso 20 e trentennali, di cui si dimenticava assolutamente il motivo, ma che rimanevano. Quando io ho cominciato a fare questo mestiere, il mestiere ahimè infame del giornalista, delle figure di riferimento precedenti che potevano essere considerate dal punto di vista anagrafico dei padri o dei fratelli maggiori, c'erano dei nomi che non starò qui a ripetere, ma insomma che si detestavano fra di loro per cose che riguardavano 30-40 anni prima. Loro non si ricordavano il motivo reale, ricordavano il detestarsi, e quindi questa detestazione poi, come dire, proseguiva nel tempo. Era un ambiente asfittico, quindi, come tutti quanti gli ambienti asfittici, portato ancora di più a, come dire, a chiudersi e a perpetuare queste inimicizie, questi odi, eccetera. Ecco, la cosa paradossale è che un personaggio, un uomo, un ragazzo come Pino, con tutti quegli elementi di calabresità che ho detto prima, fosse però contemporaneamente in grado di riuscire a tenere insieme, di mettere insieme delle personalità. Qua ce ne sono 5-6 che, come dire, a loro volta avevano il loro alto tasso di litigiosità e di permalosità, e che invece grazie a lui poi riuscivano a tenersi, riuscivano a... Siamo stati tutti quanti in un modo o nell'altro degli autori della casa editrice Sette Colori, e il fatto di essere autore della casa editrice Sette Colori per certi versi era anche un po' un fiore all'occhiello rispetto ad altre case editrici di ambiente che noi, un po' con la puzza sotto il naso, consideravamo in realtà più militanti. Sette Colori era qualche cosa di più, era i libri che noi avremmo voluto fare, che grazie a un editore che a sua volta intendeva stampare solo quello che gli piaceva, riuscivamo a fare. Non bisogna dimenticare che i libri fatti da Pino nel corso della sua esistenza sono tutti libri molto importanti. Se voi andate a guardare il catalogo e mettete insieme
i nomi, vedrete che insomma da Alain de Benoist a Thomas Molnar, da Attilio Mordini, Adriela Rochelle, Robert Brasillach, sono tutti quanti nomi indicativi e significativi di una stagione. Io non cito quello che facemmo insieme io e Maurizio, che ci eravamo tanto armati, che è stato come dire, un testo molto importante di una stagione, di una storia, ma questo per dire che non siamo di fronte, come dire, a un editore della domenica, a un editore dilettante, a un editore che stampava libri come qualcun altro poteva aprire un bar o una pizzeria. No, Pino sapeva benissimo quello che faceva e lo faceva con l'intelligenza e con la capacità di tenere insieme delle situazioni, di smussare degli angoli e contemporaneamente però di mantenere una caratura e un modo d'essere che faceva sì che poi, insomma, quando si decideva una cosa, il fatto che lui fosse dietro questa cosa significava che la cosa sarebbe andata in porto. Eravamo tutti quanti dei poveretti, da un punto di vista economico eravamo tutti dei disgraziati e da un punto di vista professionale nessuno di noi aveva un lavoro reale, eravamo tutti degli abusivi, come dire, della vita, del pensiero, delle idee, e avevamo un personaggio che nella sua altrettanto pochezza, disperazione, difficoltà, però poi ci metteva veramente del suo, spendeva di suo, si indebitava di suo, e quindi tutto questo, come dire, aggiungeva elementi a mio parere poi grandiosi a questa situazione. Gennaro ricordava dei, come dire, dei passaggi in treno fatti, ma insomma io ricordo con Pino, insomma, un susseguirsi di case che dalla Calabria fino al nord d'Italia si aprivano per ospitare questi quattro disgraziati che arrivavano nelle ore più strane. Erano sempre case in cui c'erano delle nonne, delle mamme, delle zie che si vedevano appunto arrivare questi personaggi affamati che poi ripartivano la mattina dopo, non si capiva che cosa volessero. Eravamo spesso e volentieri poi la disperazione dei nostri genitori perché non si riusciva, come dire, a concretizzare nulla, però poi arrivavamo dicendo: beh, vedi, abbiamo stampato questo libro. Sì, mi diceva mio padre, chi lo vende? Ma lo vendiamo noi, dove? Ma non so, cioè era tutto un tale delirio che se uno ci pensa più di 30 anni dopo, perché se uno va a fare i conti sono 78-2008, sono quasi 35 anni, ha effettivamente, come diceva Fabrizio, ha del miracoloso. L'altro elemento importante, e anche qui io cercherò di non farmi vincere dalla commozione, è Manuel, ovviamente. Perché quando Pino morì, tutti quanti noi che insomma a questa casa editrice avevamo dedicato idee, pensieri, fatiche, eccetera, eccetera, ci trovammo nell'idea di dire: beh, adesso che si fa? Perché voi capite, insomma, quando scompare un elemento che è trainante, qual era Pino, tu puoi anche avere le idee, puoi anche avere la capacità di scrivere un libro, però ti manca comunque quello che poi trasforma il libro in una cosa viva. Ti manca il personaggio che è in grado di innervare quella parte intellettuale che sì, esiste, ce l'abbiamo, noi lo facciamo per mestiere, scriviamo, ma chi è che poi lo mette insieme, lo stampa, lo distribuisce, organizza, fa, in un modo o nell'altro ti viene dietro, ti aiuta, ti consiglia, qualche volta ti conforta, perché spesso e volentieri poi si facevano queste iniziative ma non si sapeva poi praticamente che cosa fare. E quindi quando appunto Pino venne a mancare, sai, noi ci siamo guardati intorno, adesso che si fa? Perché era un elemento talmente centrale, non è che trovavi un altro editore. La grandezza poi di Pino era questa, insomma, che si stabiliva una cosa e cascasse il mondo, quella cosa si sarebbe fatta. L'attività editoriale, lo ricordava
prima Giuseppe, un'attività imprenditoriale. Noi non volevamo essere imprenditori, Pino non voleva essere imprenditore, noi volevamo, come dire, cercare di essere un veicolo di idee, un veicolo di iniziative. Volevamo abbastanza, ovviamente, in maniera, come dire, idealistica, cambiare il mondo. Non sapevamo che il mondo probabilmente avrebbe cambiato noi, ma insomma cercavamo di fare quella cosa, e per fare quelle cose occorre un personaggio su cui, come dire, tu ti puoi poggiare, quei cardini della porta su cui tu puoi spingere e la porta rimane comunque sempre solida. E allora, ripeto, insomma, interrogandoci, eccetera, io non ricordo più, parlando con chi, disse: vabbè, ma insomma, qua se non prende in mano poi la cosa il figlio, noi che possiamo fare? Sì, possiamo tenere la sigla, ma che senso ha? E a poco è venuta fuori questa situazione, vale a dire, di Manuel, che prima ha iniziato facendo un'associazione che ricordasse il padre, poi contemporaneamente ha cominciato a sua volta a ritessere, come dire, dei fili fra di noi. Intanto ciascuno di noi, in un modo o nell'altro, come dire, era riuscito ad avere un minimo di sbocco professionale. Questo, voi sapete, peggiora le cose, perché quando uno comincia ad avere un minimo, come dire, di soddisfazione professionale, tende poi a dimenticare tutto quello che ha fatto prima in un altro modo, tende a considerarsi, come dire, arrivato, no? Tende ad essere un po' quello che dice: beh, insomma, vuoi un mio libro, allora bisogna pagare, ci vuole un editore, eccetera, eccetera. E invece Manuel, con calma, con pazienza, eccetera, eccetera, è riuscito a riannodare queste file, è riuscito, soprattutto grazie alla presenza e al ruolo di Maurizio, a continuare un'attività editoriale. E contemporaneamente, io credo, e la dimostrazione è proprio anche l'introduzione che ha fatto Manuel a questo libro, è riuscito anche, come dire, a ritrovare un tipo di rapporto con Pino che, come tutti quanti i rapporti tra padre e figlio, specialmente nell'età, come dire, adolescenziale, diventano rapporti difficili. Insomma, i figli, mentre fino ai 12, 13 anni, 11 anni, hanno nei confronti del padre un atteggiamento di ammirazione, quando poi cominciano a crescere lo cominciano a mettere in discussione, cominciano a pensare in modo diverso, e quindi probabilmente, come dire, poi con un personaggio come Pino, che praticamente non c'era, che praticamente era sempre in giro e che poi comunque era abituato a fare la sua vita in un certo modo, il rapporto non era facile. E quindi da questo punto di vista io credo che poi l'addossarsi sulle spalle il peso, come dire, paterno, una sorta, come dire, di Enea con Anchise, cioè il prendersi comunque il peso di quella che era una responsabilità, credo che abbia fatto bene a Manuel, l'ha sicuramente fatto bene a noi, perché ci ha ulteriormente legati a quella che è l'epoca della giovinezza, è l'epoca dei sogni, è l'epoca in cui si fanno le cose, come dire, senza un secondo fine, per il piacere di farlo. Qua ci sono molti miei coetanei, e però ci sono anche un po' di ragazzi. Io credo che sotto questo profilo, come dire, l'insegnamento di Pino rimanga fondamentale per quelli della mia generazione, perché in un modo o nell'altro alla fine siamo tutto sommato riusciti a fare quello che ritenevamo giusto fare. Non abbiamo, come dire, conquistato delle grandi cose, però fondamentalmente non abbiamo rinnegato nulla di quello che pensavamo. Per quelli che sono più giovani, ecco, l'idea di situazioni di questo genere, di case editrici che sono fatte con poco, quasi con niente, che vengono appunto sistemate negli spazi di casa propria, con un'attività
assolutamente artigianale, che però poi quando escono non hanno nulla da invidiare alle grandi case editrici che hanno fior di segretarie, di addetti alla distribuzione, di direttori editoriali, eccetera, eccetera. Credo che questa sia una lezione da non dimenticare. In ultimo e per ultimo, io credo, pur non avendo, come dire, una grande fiducia nell'aldilà, ma credo che insomma in tutto quello che può essere genericamente considerato come un'altra vita, credo che Pino ci stia, come dire, vedendo, e con quel sorriso che diceva Pasquale in mezzo, no, ai baffi, per cui spesso e volentieri non si capiva mai se era incazzato o se era allegro, credo che guardando lui possa dire insomma che ha compiuto una bella impresa.